Vi confermo che lunedì noi presentiamo la denuncia contro il ministro Fitto al TAR del Lazio, alla magistratura contabile. Il ritardo di un anno e mezzo sta determinando un danno finanziario immenso. Un anno e mezzo di tempo perso di questi tempi significa che un'opera pubblica vede aumentare i costi del 30%. E faremo l'esposto anche alla magistratura penale per individuare eventuali figure di reato a carico del ministro Fitto e dei dirigenti tecnici del Ministero della Coesione che dovessero aver partecipato alla compartecipato della responsabilità di non aver completato gli atti amministrativi e di aver dunque commesso un atto di omissione di atto d'ufficio doveroso. Quindi lunedì vi daremo conferma della presentazione della denuncia. Vediamo che cosa riesce a combinare Salvini nella sua veste di vicepresidente del Consiglio. Voi avrete visto che Presidente Meloni ha firmato il patto di coesione niente meno che con l'Emilia-Romagna. Mancava all'appello fra le regioni del nord solo l'Emilia-Romagna. Regioni del sud nessuna. Questo è un governo che sta calpestando il sud e i diritti delle nostre famiglie, delle nostre imprese, delle nostre amministrazioni, dei nostri comuni. Governo Meloni, nemico del sud. E avremo un'altra conferma quando avremo la conclusione della discussione sull'autonomia differenziata, dove continuano a raccontare idiozie. L'autonomia differenziata è un vantaggio per il Sud. Imbecilli.